Bentornati sul canale, 13 di novembre, meteo, funghi, porcini alla ricerca. Vediamo se ancora c'è qualcosa in giro. Veramente siamo al termine, alla fine, 13 di novembre. Allora, intanto qui abbiamo delle belle spie, una, questa manita è spettacolare, e qua ce n'è un'altra che potrebbe darci qualche segnale buono. Dunque non ci resta che andare a vedere. Segui, questo è un meteo funghi di oggi e andiamo avanti di qua. Ecco, questo per dire, sono funghi attaccati al tronco, ma questi qua vengono anche d'inverno, dunque non possiamo considerarli nessun segnale, nessun tipo di spia, ma niente, guardate quante spore, guardate quante spore ha rilasciato, guardate. Incredibile, bosco pazzesco, pazzesco. Oh, questo forse potremmo considerarlo un fungo spia, anche questo? E probabilmente sì, dai. E finalmente ci siamo, finalmente. Finalmente colpiamo duro, guardalo qua, guardalo qua. Vediamolo, vediamolo. Questo, speriamo ce ne siano altri. Guarda qua che roba! Provo, Dai! Mamma che meraviglia! Eh sì, sono proprio il tipico invernale, tostissimo, leggermente mangiato, ok, ci sta, va bene. Guardate che meraviglia, ragazzi! Che meraviglia! Benissimo, benissimo, speriamo di trovarne altri. Oggi è un po' dura, Ormai sono 40 minuti che sono qui e questo è il primo. Credo che ormai la stagione sia al termine, però riuscire ancora a trovare qualcosa è pazzesco, ragazzi, pazzesco. Guarda qua, guarda. Allora, questa è una zona d'ombra, forse non è tanto positivo perché già fa freddo, poi se ci mettiamo anche l'ombra. Però io ho scorto qualcosa, ragazzi, è proprio al limite dell'ombra. Vedete se lo vedete, lo vedete, lo vedete, lo vedete. Eccolo qua, eccolo qua, guardate che imperioso, imperioso, appena mangiato qua sopra, forse questo è uscito ieri o stanotte, no, anche forse un po' di più, ma guardatelo, guardatelo, andiamo a verificare, è ancora tosto, dai, due funghetti li abbiamo trovati, ragazzi, due, ok, è dura oggi, durissima. Chiaramente è finita la stagione, ma siamo al 13 di novembre, ragazzi, e fuori ci sono, stamattina quando mi sono alzato c'erano 6 gradi, wow, dai, vediamo, potrebbe esserci ancora qualcosa. Qui c'è un ruscelletto che ha sbordato, cosa potrebbe significare? Probabilmente ha nutrito, ha dato il sostentamento a qualche fungo, andiamo un po' a vedere. E infatti guardalo qua, guardalo qua, eccolo, vediamolo un po' le sue condizioni, sempre un po' mangiato, ma ovviamente perché gli abitanti del bosco qualcosa dovranno pur mangiare, poi ce l'hanno lasciato e niente, il cappello mangiato, il gambo molto solido, e dai, comunque sia, 13 di novembre, terzo fungo, e non possiamo neanche tanto lamentarci, ragazzi, era partita abbastanza male, nel senso che non si vedeva veramente nulla, e adesso siamo già a 3, dai, dai, speriamo ancora qualcosina, dai. E qua, ragazzi, ci voleva una vista davvero top, guardate dove è nascosto, guarda. Guarda, guarda qua, guarda, no, non ci credo, non ci credo, c'è il fratellino, fantastico, fantastico, questo sarà duro, questo dovrei lasciarlo qua, vediamo se riesco, vediamo se riesco, sì, sono riuscito, sì, perché questa è una misura veramente piccolissima, lo lasciamo là, magari ci torniamo, non lo so. Comunque credo che sia pressoché inutile prendere una robina così. Ma qui abbiamo questo fantastico, fantastico, ragazzi, fantastico.
Guarda qua. Dai, sta cominciando ad andare bene, eh? Ok, non c'è rimasto più molto tempo, comincia a essere un po' tardi, ma ragazzi, ma che meraviglia! Vediamo un po', dai. Vediamo un po'. Wow! Fantastico, ragazzi. L'ultimo fungo della stagione. Eccolo qua. Ragazzi, dobbiamo immortalarlo perché è proprio l'ultimo. Andiamo piano, piano. No, ma meraviglioso, meraviglioso. Il bosco ci regala l'ultimo fungo della stagione. Qualcosa di eccezionale, eccezionale. Incredibile, ragazzi, incredibile. Questo è proprio l'ultimo, guardatelo qua. Guardatelo qua, perfetto, perfetto, ammiriamolo bene perché è proprio l'ultimo. Incredibile, ragazzi, incredibile. Non l'avrei mai detto. Ormai ero convinto che non avrei più trovato nulla, assolutamente nulla. Abbiamo cercato nei posti migliori e arrivo qua, sotto questa, diciamo, residuo di faggeta, perché quella grossa è sotto. E guardate qua, che roba, meraviglioso, ragazzi, meraviglioso, meraviglioso, grandissima la natura. Mi regala l'ultimo fungo di cui io mi possa ricordare quest'anno. Voglio salutarvi dopo questa bellissima avventura, dove pensavo di non trovare nulla, l'artefice dell'ultimo fungo, eccolo qua. Guardate che mastodontico, ragazzi, un faggio strepitoso, bellissimo. Ok, io vi saluto, probabilmente questa è l'ultima uscita a funghi di quest'anno, ma mai dire mai, ragazzi, io ci provo ancora e ci vediamo alla prossima.